Lions Club Sanremo Oste e il Lions Club Sanremo Natuzia hanno organizzato, ormai è una consuetudine per loro, questa bella manifestazione proprio per mettere in risalto questo grande valore della patria che a maggior ragione quest'anno viene esaltato ancora di più, perché voi ragazzi lo sapete che quest'anno festeggiamo il 150esimo dell'unità nazionale. Ragazzi, ci sono delle autorità che sono venuti qui per voi, quindi che rappresentano non solo l'associazione che ha organizzato, ma ci sono degli amministratori, delle autorità civili e militari. Perché siamo nei 150 anni della nostra unità, della nostra nascita, e quindi è stata una manifestazione che non fa altro che rinsaldare e ricordare quello che da un anno le maestre stanno insegnando a scuola, e cioè questa unità d'Italia. In occasione di questa ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia, consegnare le bandiere tricolori e la Costituzione ai ragazzi delle scuole è un gesto significativo e altamente educativo. È finito, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo del 1982! Io svolgo la mia professione come avvocato, quindi mi sono laureato in giurisprudenza e ancora prima avevo avuto modo, la fortuna, di conoscere l'esistenza di questa carta fondamentale, di queste leggi fondamentali della Repubblica Italiana che per ora per voi sono sconosciute, ma che io mi auguro i vostri insegnanti, le istituzioni scolastiche e comunque la vita vi consenta di poter conoscere e approfondire nei suoi contenuti. Ragazzi, cari bambini, a Santena è sepolto Camillo Benso di Cavour, ossia uno di quelle persone che è riuscito insieme ad altri a realizzare l'unità d'Italia.